Buongiorno a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Oggi siamo qui all'aperto, vedete? Altra giornata all'aperto perché è primavera e quindi stiamo all'aperto più che si può. Oggi vi faccio vedere come fotografare le orchidee, diciamo le orchidee, ma i fiori in generale. Quindi facciamo macro delle orchidee. Qui ce ne sono diverse specie e quindi andiamo a vedere un po' che cosa riusciamo a combinare dopo la sigla. Allora, bentornati a tutti sul canale, vi rubo 2 secondi per ricordarvi di iscrivervi al canale perché il canale sta crescendo, riusciamo a fare sempre più video con, si spera, argomenti sempre più interessanti. Allora, parliamo oggi di fotografia dei fiori, sostanzialmente, tra virgolette, fotografia all'aperto, quindi oggi fotografiamo le orchidee perché a me piacciono molto, ma voi potete fotografare qualsiasi tipo di fiore. Allora, prima cosa da fare, quando giungete su un prato, la cosa migliore innanzitutto è giungere alle prime luci del giorno, quindi dalle 6 in poi, se siete in primavera appunto già dalle 5 e mezza sostanzialmente è giorno, quindi iniziate dalle 5 e mezza, prima andate meglio è, perché se arrivate ad esempio alle 5 sul posto avete mezz'ora per poter fare una sorta di sopralluogo, ancor meglio se il sopralluogo lo fate giorni prima, quindi voi arrivate lì e già sapete dove andarvi a posizionare, ok? Quindi una volta trovato il vostro prato fiorito, guardate qui, strapieno di orchidee, guardate, ma di orchidee, di fiori in generale, guardate, ce ne sono davvero a perdita d'occhio. Qualsiasi lato mi giro, guardate lì giù quanto sono grandi. Da qualsiasi parte mi giro appunto posso vedere fiori o comunque orchidee anche abbastanza grandi. Allora, il primo consiglio che vi do è trovare un fiore perfetto, quindi dovete trovare un fiore che abbia tutte le foglie e i petali in perfetto stato. Ovviamente, signori, c'è da girare, non è che arrivate e lo trovate così. Ovviamente se ne prendete uno appena sbocciato avete più possibilità di successo. Quindi il primo consiglio è quello, trovare un fiore sostanzialmente perfetto, appena sbocciato, con tutti i petali in perfetto stato e con le foglie tutte verdi. Questa è la prima cosa da fare giunti sul prato. Girando un po' con un po' di pazienza appunto troverete la vostra orchidea o il vostro fiore perfetto. Ecco qua, questo è un Orchis morio, Anacampis morio, gigantesca e in perfetto stato. Come potete vedere, quando dico perfetto, ad esempio qui vi sono alcuni petali appassiti, queste sono un po' stropicciate, eccetera eccetera. Quindi cercate sempre il fiore perfetto. Trovato il fiore perfetto avete un altro problema quando fotografate i fiori, sostanzialmente comunque quando fate la macro all'aperto, che è il vento. Come potete vedere c'è il vento, guardate. Il vento è vostro nemico, vi farò vedere quanto è fastidioso. Quindi cercate di trovare un soggetto che sia abbastanza al riparo dal vento. Quindi questo per quanto riguarda i problemi. Poi per quanto riguarda invece la foto, trovate il vostro soggetto, girateci intorno. Allora vi faccio vedere, noi prendiamo questa come esempio. Dietro vedete abbiamo questo spettacolare cespuglio, quindi se io dovessi fotografare di qua, guardate, abbiamo come sfondo tutti i fiorellini gialli. Poi potrei fotografare di qua, potrei fotografare di là, comunque ci giro intorno, ok? Ci giro intorno per capire qual è la prospettiva migliore, il punto di vista migliore per poter riprendere questo fiore e così mi costruisco la mia fotografia. Attenzione, quando camminate in un campo come questo, però, che è proprio disseminato di orchidee, di fiori di diverso tipo, lì c'è sempre il piccolo Mariolino che si fa le sue belle fotine, state attenti a dove mettete i piedi, perché se le distruggete tutte, e non andate mai in gruppi molto grandi, perché se venite in un prato come questo in 20 persone devastate il prato, cioè non cresce più nemmeno l'erba. Attenzione, ho trovato un'altra specie. Questa dovrebbe essere un Orchis antropomorfa, se non sbaglio. Andrò a controllare, ma dovrebbe essere lei, questa che sembrano un sacco di scimmiette. E qui ne abbiamo ancora un'altra. Vedete, signori, poi aguzzando la vista ne trovate a dismisura. Eccone qua un'altra specie. Quindi in nemmeno 10 passi ho trovato 4 specie diverse di orchidee. Quindi sbizzarritevi. Allora, ripetiamo, prima di vedere che cosa c'è nello zaino e prima di iniziare a fotografare, ricordate queste regole. Quindi, primo, osservate bene il prato, cercate di capire quante specie ci sono, trovate i fiori migliori. Secondo, trovate il fiore che vi dia la possibilità di girarci intorno e di poter comporre lo sfondo e il vostro punto di vista così come volete. Terzo, fate attenzione al vento. Se riuscite a trovare un fiore che sia più riparato di altri,
sempre a parità di condizioni, che abbiamo detto prima, scegliete quello perché il vento è molto fastidioso nella fotografia macro. Andiamo a vedere adesso che cosa abbiamo portato con noi nello zaino. Innanzitutto una chicca che pochi sanno. Nello zaino per la fotografia macro io porto questo, un sacco di plastica dell'immondizia grande, questo sarà 2 metri e più. Lo uso quando ad esempio vado molto presto, quando il giorno prima ha piovuto, se il prato è bagnato lo metto per terra così mi posso sdraiare senza bagnarmi e mi posso sdraiare anche sulle spine, vedete se ci sono delle spine, lo metto giù e quindi questo qui è essenziale per la fotografia macro, ricordate sacco dell'immondizia, anche sacco nero va bene lo stesso. Poi un'altra cosa che vi consiglio di portare con voi è il cartoncino grigio al 18%, questo è molto importante, vi faccio vedere dopo come funziona. E poi niente di particolare signori, ho portato l'obiettivo macro, in questo caso Meyer Gorlitz, ho portato la Z6 e la Z7, il treppiedi con la slitta micrometrica e basta, e poi ho portato il riflettente che è un'altra cosa che può servirmi. Altre cose che di solito porto quando però è molto ventilato, qui lo sapevo già il posto è abbastanza coperto, vedete, è ventilato, ma se ci si mette sotto vedete da quella parte infatti i fiori non si muovono, quindi lo sapevo già, non le ho portate, ma di solito porto delle clamp, delle pinze che mi servono nel caso dovessi bloccare il riflettente vicino il treppiede. Ma oggi ho con me il mio aiutante, vedete? Il mio aiutante, quindi se ne ho bisogno il riflettente lo tiene lui. Ok, allora signori, siamo giunti al momento dello scatto. Come avevo detto prima, avevamo già scelto lo sfondo, il soggetto, quindi non abbiamo fatto altro che prendere il treppiedi, abbiamo montato l'ottica con la macchina fotografica, abbiamo preso il cartoncino di grigio medio ed il riflettente. Ok, quindi adesso se n'è andato il sole, ovviamente, giusto per complicarci un po' la cosa. Allora aspettiamo che ritorni il sole. Appena ritorni il sole prendiamo l'esposizione sul cartoncino grigio medio. Come si fa? Si mette non davanti il soggetto, perché vedete, se lo metto davanti il soggetto viene in ombra, io lo devo mettere a favore della luce, quindi così, quindi sposto leggermente la macchina a favore del sole, prendo l'esposizione, il mio bel cartoncino. Allora voglio averlo più sfocato, quindi che cosa faccio? Imposto l'ottica sulla apertura minima, che dovrebbe essere 2.8. Ok, e poi per avere la giusta esposizione aumento la velocità di scatto, che quindi arriva a 1 millesimo. Così facendo, signori, posso anche evitare il vento che appunto si è alzato. Quindi vado a fare un primo scatto. Quindi signori, come potete vedere, abbiamo fatto il primo scatto, ma ovviamente ci siamo resi conto guardando in macchina e anche guardando dalla realtà che l'orchidea di spalle sostanzialmente prende il sole in controluce, quindi davanti c'è una forte ombra scura. Quindi noi che cosa facciamo? Andiamo a schiarire le ombre con il riflettente. A questo punto io tengo il riflettente e scatto così, e scatto senza guardare in macchina perché ovviamente è sul treppiede, ho già settato tutto, quindi posso anche non guardare. Olè! Abbiamo realizzato la nostra foto. Ovviamente, come potete vedere, il sole va e viene anche quando siete in ombra. Se comunque avvicinate il riflettente potete notare come questo schiarisca la vostra immagine. Allora, questo per quanto riguarda appunto lo scatto. Adesso sostanzialmente che cosa fate? Avete capito come si fa una foto e andate a lavorare su quello che può essere lo sfocato e quelli che possono essere i diversi punti di vista. Quindi adesso mi sposterò, cercherò nuovi soggetti, realizzerò un po' di foto e poi le commentiamo insieme in studio. Molto bene, eccoci in studio, vediamo che cosa abbiamo fotografato e vediamo quali sono i problemi in cui potreste incorrere. Allora, prima fotografia, questa fotografia qua è una fotografia, diciamo, molto semplice che potrebbe fare qualsiasi fotografo, diciamo alle prime armi, qualsiasi fotografo che si affaccia per la prima volta alla fotografia macro. Quali sono i problemi in questa fotografia? Innanzitutto diciamo che essendo molto lontani dal soggetto si ha molta profondità di campo, quindi lo sfondo è abbastanza percepibile, quindi si capisce che è un cespuglio con i fiori, e soprattutto però qui intorno all'orchidea ci sono molti fiori,
che sporcano, diciamo, la nostra inquadratura, creano una fotografia non del tutto piacevole, ok? Allora, un'altra cosa che magari non ho detto in questi video sul macro è che potete utilizzare anche l'autoscatto. Molte volte nel macro è utile utilizzare l'autoscatto per diminuire il micromosso ed altre problematiche legate al micromosso e al mosso. Questo però dipende da che tipo di velocità di scatto utilizzate, se utilizzate il treppiede o meno, eccetera, eccetera. Allora, vediamo un'altra cosa a cui potrete andare incontro facendo fotografia macro. Qui stiamo scattando appunto a tutta apertura, ok? Come potete vedere, l'orchidea è un fiore abbastanza complesso perché non è tutto sullo stesso piano focale. Vi ho già parlato del problema della profondità di campo e del parallelismo tra il piano focale e il piano di messa a fuoco. Anche qui, nonostante noi siamo paralleli, il fiore è tridimensionalmente molto profondo, vedete? Quindi avremo, se mettiamo a fuoco qui, ad esempio, guardate, il fuoco è qui, quindi avrete tutti i petali su quella linea di fuoco, appunto a fuoco, e gli altri sfocati. Ok? Questo è un altro problema della fotografia macro ai fiori, quando si scatta con l'ottica a tutta apertura. Qui vedete abbiamo fatto un'altra scelta, mentre qui il fuoco era sostanzialmente, diciamo, sui fiori di punta, qui siamo andati sui fiori frontali, quindi i fiori più vicini all'ottica, e la situazione peggiora ovviamente, perché dietro si sfoca e davanti abbiamo il fuoco. Però qui dovete fare una scelta, se volete davvero fotografare a tutta apertura dovete fare questa scelta, quindi capire se volete a fuoco questi, quelli di dietro, oppure se riuscite a trovare una via di mezzo che sia soddisfacente. Quindi che cosa vi consiglio? Vi consiglio di utilizzare un diaframma, diciamo, medio-alto, che non dia vita alla diffrazione, ma che non dia nemmeno vita ad uno sfocato troppo invadente. Allora potete fare questa fotografia qua a F9, mettete a fuoco appunto sui fiori che avete di fronte, e come potete vedere avete quasi la totalità del fiore, quindi quasi la totalità dei petali a fuoco. Come potete vedere lo sfondo cambia in confronto a questa immagine qua. Vedete, siamo nella stessa posizione, ma guardate come cambia la fotografia, semplicemente avvicinandosi al soggetto. Altra cosa, avevo parlato del riflettente. Vedete, questa foto qui, essendo che è illuminata, diciamo, da dietro, un controluce di tre quarti sostanzialmente, abbiamo bisogno del riflettente. Guardate che cosa fa il riflettente, vedete? Guardate la differenza. Il riflettente appunto ci apre le ombre, quel poco che basta per rendere la fotografia molto, ma molto, molto più gradevole. Altro esempio, qui abbiamo chiuso ancora il diaframma a F11 e addirittura, prendiamo questa, a F11 il fiore è quasi totalmente a fuoco, quindi dai petali iniziali fino a quelli più lontani dall'ottica. Allora, anche qui, altra specie di orchidee. Come potete vedere, abbiamo scattato sempre a F11. Allora, il problema della profondità di campo è questo. Allora, se utilizzate un diaframma molto aperto, avrete, come in questo caso, uno sfocato, uno sfondo molto molto bello, davvero spettacolare, mentre se utilizzate invece un diaframma chiuso, avrete uno sfondo di questo tipo, cosa che non vi succede qua, perché qui lo sfondo è stato scelto meticolosamente, ci si è posizionati in una posizione molto più vantaggiosa per creare uno sfondo molto più bello, e quindi abbiamo ovviato questi problemi. Però capita anche questo, quindi quando avete degli sfondi molto frastagliati, come in questo caso, vi conviene aprire appunto il diaframma. Starete pensando di: ma qui allora come bisogna fare? Signori, non c'è mai una regola fissa. In base al soggetto e alle condizioni che andate a fotografare, vi dovete ingegnare per trovare la fotografia migliore. Qui abbiamo la foto forse più bella che ho potuto realizzare di questa orchidea, che è una neotinea tridentata, se non erro dovrebbe essere lei, e appunto potete vedere che foto davvero spettacolare. Allora, qui eravamo a una distanza tale che ci permetteva di poter scattare a tutta apertura 3-3, dando una buona profondità di campo sui petali. Infatti, se andiamo a vedere, guardate, abbiamo tutta questa zona qui a fuoco. Ok, diciamo solo la corona esterna dell'orchidea è sfocata, ma questo comunque dà vita a una foto davvero molto 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 bella. Cercate di pulire l'immagine, guardate, in modo che lo sfondo sia gradevole,
sia colorato. Forse l'unica cosa qui che infastidisce questa fotografia sono questa palla abbastanza grande bianca qui e questo filo d'erba, che è 1, 2 e 3, un filo d'erba, l'altro filo d'erba. Questa infastidisce un po' la fotografia, ma per il resto è davvero una fotografia molto 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 bella. Come potete vedere, il fuoco è perfetto, il fiore è perfetto, non ha una foglia stropicciata. Se proprio vogliamo vedere, andare a cercare il pelo nell'uovo, abbiamo questo pelo appunto che potremmo cancellare molto facilmente con Photoshop, ma per il resto la foto è davvero molto 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 bella. Tenete presente, questa è la foto che vi dovete mettere in mente, che dovete realizzare. Andiamo a vedere altre foto. Qui abbiamo sempre lo stesso problema, stiamo scattando a 4:2, abbiamo messo il fuoco sui primi due fiori e come potete vedere poi il resto resta sfocato, anche perché qui lo sfondo era davvero orrendo. Guardate, se avessimo fatto una foto, questa è F8, è davvero qualcosa di inguardabile. Se facciamo poi, vi faccio vedere la differenza, se facciamo la stessa foto, qui siamo a F8, qui siamo a F3, se facciamo la stessa foto, come potete vedere, a tutta apertura viene molto più pulita, essendoci allontanati dal soggetto abbiamo molto più profondità di campo, guardate, e quindi la foto è un po' migliore. Però signori, quando la foto non va, non va. Qui lo sfondo non è buono, la foto potete girarci intorno quanto volete, ma questa foto qui non è il massimo. Poi abbiamo un'altra tipologia di foto, diciamo una fotografia molto molto ravvicinata, ecco qua, come questa qui. Allora, questa violetta era sotto un cespuglio dove appunto entrava ed usciva la luce a chiazze. E questo è un ambiente, diciamo, che dovete andare a cercare, perché dà vita a queste chiazze di luce davvero molto molto belle. Come potete vedere, sullo sfondo c'è questa chiazza di verde chiaro che è data proprio da un punto di luce. Lo stesso avviene sul petrolo, vedete, mezzo a luce, mezzo in ombra e mezzo alla luce del sole. È davvero uno scatto molto 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 gradevole, a me piacciono tanto questi tipi di scatti. Poi andiamo a vedere ad esempio queste foto qui fatte nell'erba alta, molto, come dire, fitta. Sono inutili signori, non ci perdete tempo, perché come potete vedere sono molto molto brutte. Se poi volete fare una foto perché ad esempio questa, perché volete ricordarvi delle violette, fatela, ma come potete vedere non avrete un buono scatto. Qui abbiamo un'altra tipologia di scatto, che è quello fatto dall'alto. Non fate mai le foto dall'alto ai fiori, perché come potete vedere sono orrende. Sono orrende perché innanzitutto vedrete le ombre, vedrete tutto quello che c'è sotto che non viene mai ben sfocato, proprio perché il fiore è quasi sempre molto vicino al terreno. Quindi questo è proprio un punto di vista, un'impostazione della fotografia sbagliata in macrofotografia. Poi magari trovate anche qualche soggetto interessante, ve ne faccio vedere qualcuno, ma in questo caso i fiori fotografati dall'alto lasciateli perdere. Vi faccio vedere altri scatti. Qui orchidee alle prime luci dell'alba, quindi tinte di arancione sullo sfondo. Oltretutto fotografia questa realizzata con il flash. Vediamo ancora altre cose particolari, guardate questa con questo sfocato dietro molto molto particolare, guardate questa. Dovete andare a cercare signori tutti questi come dire ambienti, questi scorci molto 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 particolari. Le orchidee poi sono davvero qualcosa di stupefacente, sono qua, la fotografia delle orchidee è una cosa che davvero mi manda fuori di testa. Guardate questa che bella, anche qui. Con le orchidee, signori, potete divertirvi come dei pazzi scatenati, come dei pazzi furiosi. Sono davvero uno dei fiori più belli da poter fotografare. Per forma, per colore. Qui, mentre pioveva, guardate che fotografia. Allora, direi che possiamo concludere qui. E vi ricordo che le regole, i consigli che vi ho dato per fotografare le orchidee valgono ovviamente per tutti i fiori, sostanzialmente un po' per tutta la fotografia macro. Allora signori, altro trucchetto, mi raccomando, ricordate sempre di portare il vostro bean bag, perché
perché molte orchidee o comunque molti fiori sono davvero davvero molto bassi, piccolissimi, raso terra. Quindi che cosa vi consiglio? Vi consiglio di sdraiarvi e di mettere la macchina a terra. Per mettere la macchina a terra utilizzate il bean bag, ok? Dunque, spero sia tutto molto chiaro. Vi ho fatto vedere come poter realizzare una perfetta fotografia macro senza troppe attrezzature, senza cose stratosferiche, senza cose strane da master of photography. Quindi una fotografia fatta bene con pochi accorgimenti e diciamo con attenzione, con poche attenzioni tecniche, però una foto fatta bene.